Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. Ci sono buone notizie, ci potrebbero essere, facendo diversi scongiuri, buone notizie per gli appassionati di sci e per gli appassionati della montagna, perché viste anche le temperature che si sono abbassate, soprattutto nella notte e soprattutto ovviamente sui rilievi, si riesce a consentire l'innevamento programmato delle piste del comprensorio abetonese. Questo lo hanno detto sia Giampiero Danti della società Abetone e Funivie che Andrea Formento, che è tra l'altro anche assessore del comune di Abetone e Cutigliano, ma è comunque responsabile della Val di Luce. Quindi ci dovrebbe essere la possibilità di poter sciare, saranno garantiti i collegamenti con i rifugi in quota, in modo da consentire ai turisti che vogliono trascorrere il periodo pasquale in montagna di poter avere l'occasione anche di raggiungere le vette più alte dell'Appennino per poter passare alcune giornate in tranquillità. Speriamo ovviamente, perché insomma, ricordate come è partita la stagione bianca quest'anno. I titoli delle principali notizie della mattina. Nella notte è crollata una porzione delle mura urbane di Pistoia, il fatto è accaduto in Viale Pacinotti, non ci sono stati danni alle persone sul posto, vigili del fuoco e personale del comune di Pistoia. Una delegazione della Commissione europea dei trasporti ha fatto tappa a Pistoia per visitare gli stabilimenti dell'Itachi. In questo tour gli eurodeputati hanno visitato Genova e da oggi saranno a Firenze. La scuderia pistoiese del Jolly Racing Team si è aggiudicata il trofeo Maremma, riservato alle scuderie come equipaggio. Ottimo il quarto posto assoluto del duo formato da Roberto Tucci e Sauro Farnocchia. Come avete sentito dai titoli, nella notte un tratto di mura urbane, si parla di 5 metri, è crollato. È accaduto in Viale Pacinotti a Pistoia, vediamo. È accaduto nella nottata il nuovo crollo di un tratto delle mura urbane di Pistoia, circa 5 metri della porzione apicale della terza cerchia tra via Zamenhof e viale Pacinotti, a poca distanza dalla torre che si trova nella piazzetta dell'incontro. L'allarme è stato dato alle prime ore del mattino. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco e con loro personale del comune di Pistoia. Questo crollo è stato improvviso e sicuramente causato da numerose piante infestanti che purtroppo pullulano sulle mura cittadine. In una parte fra l'altro anche impossibile da manutentare, in quanto ci sono degli edifici che proprio sono addossati alle mura stesse e quindi impediscono di poter intervenire in autonomia senza dover andare sugli edifici stessi. Se su via Zamenhof si è avuta la caduta solo di una grossa pietra, dall'altro lato del muro si è avuto il danno maggiore, con il crollo dei detriti sul tetto di un edificio sottostante. Che ha retto l'urto, quindi non è che internamente all'immobile si vede il danno, fra l'altro c'è una controsoffittatura, però il fatto che abbia retto l'urto insomma, dà anche una minima garanzia che chi stava sotto non avesse, comunque sia in qualsiasi situazione, potuto subire danni. Ora ci attiveremo per una somma urgenza in maniera tale da mettere in sicurezza sia le mura sia gli edifici sottostanti. A preoccupare, dopo il primo sopralluogo, è lo stato stesso del tratto di mura interessato al crollo. Si può pensare a elementi che vanno rigonfiandosi rispetto al piombo del muro e per cui bisogna cercare di capire come intervenire domani, una volta fatta la sicurezza, per il restauro di questa parte di paramento murario che affaccia sulla parte di via Pacinotti. Stamani gli stabilimenti Itachi sono stati visitati da una delegazione della Commissione europea trasporti. Siamo all'Itachi di Pistoia, questa mattina c'è stata una visita di una delegazione della Commissione europea guidata dall'onorevole francese Karim Adelli per fare il punto sulle infrastrutture italiane, sulle infrastrutture transeuropee e ovviamente per visitare quella che è un'eccellenza mondiale, cioè l'Itachi. Allora, je suis très contente d'être en Italie. Sono molto lieta di essere in Italia e sono venuta qua in treno. Donc, oggi sono orgogliosa
orgogliosa di poter dire che il Tairo è amico del clima ed è anche amico del lavoro, dell'occupazione. Qui troviamo una dinamica perché la nostra commissione punta molto sul treno, perché infatti c'è un'emergenza climatica che ci obbliga a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. E qui vediamo un'industria che per noi è essenziale oggi, cioè l'industria ferroviaria. È incredibile la gamma di lavori che stanno dietro il mestiere del treno proprio, c'è tutta una gamma, ingegneri, tecnici, addetti alla movimentazione, alla manutenzione, quindi molto lavoro, molta opportunità. E quindi sono due le parole chiave legate al treno, la qualità che è importantissima e poi ovviamente anche la sicurezza legata alla ferrovia e ai treni. Ci siamo molto orgogliosi di essere qui in questo luogo che indica proprio come in futuro la leva d'azione sarà appunto il treno, la ferrovia. Les années à venir, ça va être le train. Francia e Italia oggi sono a livello mondiale all'avanguardia a livello di infrastrutture. Abbiamo la capacità di dimostrare che in Europa abbiamo dei leader nel settore ferroviario e forse la cosa positiva per un domani sarebbe di creare l'Airbus del treno, della ferrovia, sarebbe ottimo, perché ci sono sfide enormi, le sfide energetiche e la sfida del digitale. E i mestieri di domani hanno bisogno di tutti, quindi l'Europa deve essere all'avanguardia nel treno, nella ferrovia. Andiamo nelle sale affrescate del comune di Pistoia per un'iniziativa, tempo di bombe, tempo di semina. È stata inaugurata nelle sale affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia la mostra Tempo di bombe e tempo di semina delle artiste Chiara Dazzi e Nabi. Due artiste totalmente differenti, con cifre stilistiche completamente diverse e quindi non entrano in conflitto e in competizione tra di loro. Una concentra più l'attenzione sui disastri della nostra epoca, anche se riletti in maniera gioiosa e quasi ludica, però in realtà con una denuncia ben precisa. L'altra artista invece si concentra più sui gesti della vita quotidiana, su quel qualcosa che serve ogni giorno per portare avanti un'esistenza e per dar significato alla vita di ognuno. Figlia e nipote d'arte, Chiara Dazzi è autrice delle opere che riguardano il tempo della semina, un legame con la terra e con la natura vissuto in prima persona. Parlano soltanto di lavoro, in realtà, però di quel misterioso rapporto che si instaura con lavoro, con la fatica e con la terra, che ha fatto scaturire tutte le mitologie antiche, cioè qualcosa di ancestrale che ha in sé il potere di scatenare dei sentimenti di tipo, io non voglio dire assolutamente religioso, ma sicuramente meditativo. Nel lavoro dell'artista Nabi si legge invece la vita e il gioco innocente, spezzato da quelle che lei chiama falene meccaniche, ossia i cacciabombardieri portatori di guerra e di morte. Allora, quest'opera rappresenta una giostra che è stata esposta durante la Biennale del 19 a Venezia. Invece in questo momento storico il gioco è fermato, il gioco è sospeso dal clima che c'è, diciamo così, nel nostro mondo contemporaneo dovuto a questa guerra. L'esposizione è organizzata dal Centro Studi Ricerche Espressive con la compartecipazione del Comune di Pistoia ed il contributo della Fondazione Caripit, sarà visitabile fino al 23 aprile. Andiamo in Val di Nievole, dove le musiche del maestro Antonio Bellandi hanno varcato i confini nazionali. La sala Narodny Dom all'interno dell'Accademia Nazionale delle Scienze e delle Arti di Zagabria ha ospitato il concerto dei Flama, il duo formato dall'italiano Francesco Mazzoleni e dallo spagnolo Luis Camacho Montealegre. Il concerto è stato organizzato dall'Istituto Cervantes di Zagabria, dall'ambasciata spagnola e quella italiana della capitale croata per la prima esecuzione assoluta del brano Three Colors per marimba e vibrafono, scritto dal lozzanese compositore e direttore d'orchestra Antonio Bellandi. È stata una composizione che io ho pensato per questo duo che è residente a Zagabria. Il concerto di Zagabria ha visto, sono rimasto anche piuttosto stupito della frequenza del pubblico, perché c'era un pubblico veramente delle grandi occasioni, il palazzo era bellissimo, per cui è stata una bella soddisfazione. La composizione si intitolava Tre colori
i tre colori sono il blu chiaro, il grigio e il bianco, con cui ho voluto sintetizzare i diversi aspetti timbrici dei due strumenti, la marimba e il vibrafono, infarcendoli di elementi autobiografici e riferimenti familiari in ognuno dei tre movimenti, per cui per me è una composizione molto importante anche da un punto di vista emotivo e personale. Il weekend di concerti è proseguito poi il 20 marzo a Milano al prestigioso Festival 5 Giornate, dove è stato eseguito l'altro brano del maestro Bellandi per sax, contralto e soprano e fiorgittando e di sopra e d'intorno. Ad eseguire le musiche e l'orchestra Eccetera Saxophone Duo. Un mio brano ispirato al 30° canto del Purgatorio della Divina Commedia di Dante. Tre progetti dei servizi educativi di Pistoia sull'accoglienza dei bambini al museo sono stati presentati nei giorni scorsi in Francia, a Cagnes-sur-Mer, durante un convegno organizzato dall'associazione francese CLEA. Il rapporto instaurato nel corso degli anni con Sylvie Raina, vicepresidente di questa associazione, si legge in un comunicato, ha dato l'opportunità a numerose insegnanti e studentesse francesi di conoscere il modello educativo pistoiese. L'incontro è stata anche un'occasione di confronto sulle pratiche educative e sugli effetti che possono scaturire dalle visite delle delegazioni che durante l'anno vengono accolte nei servizi educativi pistoiesi. Da non perdere questa sera, come sempre, a dir la verità, l'appuntamento con il settimanale di attualità Canto al Balì. E a proposito di attualità, si va verso la Pasqua, manca ormai poco, e quindi l'appuntamento di questa sera è dedicato alla Pasqua. Vedete il titolo con il nostro direttore Luigi Bardelli, ideatore del programma. Ci sarà Monsignor Roberto Filippini, vescovo della diocesi di Pescia, questo a partire dalle 21:05 di questa sera, poi con repliche nei giorni successivi. Un po' di sport, per questo ci aiuta il rally. È una vittoria cristallina quella conquistata da Jolly Racing Team sulle prove speciali del trofeo Maremma. La squadra pistoiese si è congedata dal secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 6, ambientato in provincia di Grosseto, elevandosi sul primo gradino del podio riservato alle scuderie. Un risultato maturato grazie alle performance dei propri portacolori in gara. Quarto nella classifica assoluta è risultato Roberto Tucci. Il pilota, affiancato da Sauro Farnocchia sulla Skoda Fabia Rally 2 Evo di MM Motorsport, si è distinto in un confronto di elevato contenuto qualitativo, concretizzando un risultato in linea con le aspettative. Una quarta posizione assoluta, quella conquistata dal driver, maturata grazie ad un livello di feeling con la vettura ben consolidato, particolare che gli ha consentito di prevalere su competitor di lunga esperienza, veterani del palcoscenico nazionale. È stata una gara molto impegnativa, il livello devo dire è molto alto, l'ho riscontrato dal cronometro, è stata una battaglia fino all'ultimo giro. L'ultimo giro il tempo, il meteo ha falsato tutto, è stato un indovinello. E abbiamo azzardato la speranza che ormai piovesse, invece purtroppo sulla penultima prova abbiamo trovato l'asciutto, abbiamo vanificato un po' quello che erano le possibilità di arrivare in fondo. Vittoria di classe Rally 4 per Giacomo Vargiu e Luca Macrini, equipaggio che ha conquistato anche la 15ª piazza assoluta. Sfortunato ritiro per Francesco Paolini e Marco Nesti, avvenuto quando la loro Renault Clio Super 1006 si stava lottando il vertice tra le vetture a trazione anteriore. Allora, sono due giorni un po' particolari per quanto riguarda lo sport, soprattutto domani c'è l'anticipo del turno pasquale che interessa anche la pistoiese impegnata sul campo del Corticella in Emilia alle 15 con telecronaca diretta, non dimenticatelo, su TVL. Ma gli arancioni dovranno aspettare oggi anche il verdetto, sono ora in camera di consiglio e stanno discutendo ora, il famoso verdetto su quella partita contro Forlì, prima fatta ripetere, poi in sede di appello omologata, ora c'è questo terzo livello, dovrebbe essere l'ultimo per capire se la pistoiese potrà rigiocare contro il Forlì oppure no. Ricordatevi, l'arbitro ammise l'errore di aver espulso un giocatore della Pistoiese per sbaglio, quindi chissà.
Seguiteci perché ovviamente ne sapremo di più nel pomeriggio. Fra poco, 14.30, Amici per sempre, nuova trasmissione dedicata al mondo degli animali, condotta da Barbara Scarpettini. A seguire Phil Collins in concerto, live in New York, il concerto del 2010. Poi Amapola, per rivivere un po' di storia del territorio pistoiese attraverso i nostri vecchi servizi, immagini e interviste. Poi torniamo noi alle 19. Stasera c'è anche un turno di pallacanestro, altrimenti me lo dimentico, di Serie B. In campo sia gli Herons Montecatini che la Gema Montecatini. Ne riparleremo nelle prossime edizioni, soprattutto nelle pagine sportive. È tutto veramente. Grazie per averci seguito.